rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Conoscere, vedere, credere, operare è la sintesi dell'azione che Gesù compie sulla terra e che dopo sarà compiuta da coloro che succederanno e saranno gli eletti a continuare il regno di Dio sulla terra. Questa è la parola di oggi. Se avete conosciuto me, questo se è grosso come una montagna, che lì sta. Possiamo dire qua dalla montagna e c'è Gesù e lo conosciamo. A conoscere cosa vuol dire? Non è che lo incontriamo così per le strade, vuol dire che Gesù è entrato dentro di noi, che la nostra intelligenza vede davvero chi è Gesù, raccoglie ogni parola sua per farla diventare regola di vita. Il Vangelo è ordinato, niente di casualità nelle parole che sono pronunciate da Gesù. Ogni virgola è al suo posto, ogni parola ha la sua importanza. Allora, se dobbiamo valicare questa montagna, lasciare la nostra ignoranza, il nostro mondo fatto di piccoli interessi, giusti o superflui, di angustie e di tribolazioni, valicare questa montagna dell'io, del tempo, della società, e arrivare dove è Gesù
per conoscerlo. Se conoscete me, allora conoscete anche il Padre. Insieme, dice San Giovanni, che chi non conosce il Figlio non conosce il Padre, e chi non conosce il Padre non conosce il Figlio. Perciò nessuno può dire: io conosco il Padre ma non conosco il Figlio, perché questo è l'atteggiamento dei giudei. Noi crediamo nel Dio che tu predichi, il Signore che tu dici è nostro Signore, però a te non ti vogliamo, né ti vogliamo vedere né ti vogliamo sentire. Non hanno valicato la montagna, sono rimasti di qua, sono stati tagliati fuori dalla grazia, dal Vangelo, dalla santificazione. E pensate, uno che crede in Dio, lo stesso nostro Dio, e lavora tutta una vita senza guadagnare niente per il paradiso, perché non ci crede. Gesù, mandato dal Padre, Gesù ha detto: chi vede me vede il Padre. Quindi essi, non vedendo il Figlio, non vedono neanche il Padre. Tagliate dietro questo sé, cambiate quella vocale, togliete la E. E che ci volete mettere? La I ci dovete mettere, no, non la E. Allora diventa: sì, Signore, ti conosco, ti vedo, in te vedo il Padre, io credo in ciò che tu mi hai insegnato. Io so che quando tu andrai in cielo, continuerai a perorare la nostra causa, a ottenere le grazie che noi ti chiediamo. Ricordate quel bel tratto di Vangelo dove Gesù si trova davanti alla tomba di Lazzaro e fa una preghiera ad alta voce: Padre, esaudisci la mia preghiera. Io lo so che tu mi esaudisci sempre, ma adesso lo devo dire forte perché tutti questi sappiano che tu mi hai mandato, che tu esaudisci la mia preghiera, che io opero con te, compio la tua volontà. E poi ha fatto il miracolo, ha chiamato Lazzaro, esci fuori, è risuscitato, ha detto: scioglietelo adesso, toglietele tutte quelle bende, datele da mangiare, e così lavorerà. Chi allora vive in Cristo, vive nel Padre. L'obiezione è: Gesù, ma noi come facciamo a pensare di meritare le grazie che ci servono? Guarigione, conversione, consolazione, speranze, stipendio, pane, futuro, tutto nella serenità. Come facciamo? Allora Gesù dice: chiedete nel mio nome, perché adesso che io sto con voi, chiedo con voi e per voi. Quando io poi sarò col Padre, allora sarò io a mediare tutto quello che voi chiedete. Praticamente potete chiedere a me. Chiedete tutto quello che vorrete e vi sarà dato. A questo punto la preghiera diventa una garanzia fatta nel nome di Gesù. Perciò ogni oremus, ogni colletta, ogni orazione offertoriale, ogni postcomunio finisce sempre per il nostro Signore Gesù Cristo. Non è che diciamo così perché non sappiamo dire in un altro modo, perché Gesù ha detto di chiedere nel suo nome. Allora chiediamo al Padre per i meriti del Figlio, perché noi dovremmo essere talmente santi che ad ogni richiesta Dio si sente obbligato a dire sì. Anche lui non dice se, sì. Quante volte io affidavo a Padre Pio richieste che volevo fare al Signore,
grazie, non tanto per me, ma per gente, persone, malate che si raccomandavano alle mie preghiere, mettevano le mani sue e passava. Perché se la preghiera la facevo io non sempre passava? Perché io non ho i meriti della sua santità. Quando riusciamo a diventare una cosa sola con Gesù, per fare la volontà di Dio, a ringraziare Dio perché ci ha dato Gesù, perché noi possiamo, primo, consolarci con le parole della fede, secondo, nutrirci col pane di vita che è l'Eucaristia. Perciò Padre Pio diceva: dei miei figli voglio la messa, la comunione e il rosario ogni giorno, perché la mediazione della Madonna aggiusta tante cose. E a volte mi sembra che noi ammucchiamo tante cose belle da offrire a Dio, però un po' di disordine, non riusciamo a mettere, a fare proprio apparecchiare questo cesto di rose o di frutta squisita da offrire a Dio. Allora diciamo: tu Madonnina sei brava, fallo tu, aggiusta tu questo cesto, presentalo tu al Signore. E allora arriva, conviene sempre fare questa richiesta alla Madonna. Lei non si tira mai indietro, non dice: ma tu ieri non mi hai detto manco un rosario, non lo dice. Tu sei indifferente, arriva una bella festa mia e tu non vai un fioretto, non ti prepari con una vigilia, come hanno fatto tanti santi, no? Preparavano la festa della Madonna, addirittura San Francesco faceva le quaresime. Ecco, allora la Madonna è pronta e noi glielo chiediamo. Che saggezza c'è nella liturgia, che è la preghiera pubblica, in cui sempre insieme a Gesù mettiamo prima la Madonna e poi mettiamo tutti i santi. Questo esercito di Dio glorificato in cielo è ancora con noi a pregare, a sperare, a patire, vorrei dire, sulla terra. Non siamo soli. C'è un'espressione nella Bibbia che dice: ve soli, guai a chi rimane solo, nel senso senza Dio, allora è solo. Ecco, con Gesù, con Maria, con i santi, nel cammino quotidiano, nella gioia che Egli ci dona e anche nella pazienza delle croci quotidiane, perché noi dobbiamo prima riparare i nostri peccati, e qualcosa dobbiamo pur soffrire. Una mattina stavo lì in sacrestia, mi dovevo confessare, l'avevo chiesto a Padre Pio e lui: aspettate un po'. Poi quando è arrivato un po' di gente, ha detto, col dito indicato a me: vedete questo qua? Questo in paradiso ci vuole andare, però non sopporta niente. Quindi evidentemente non ero pronto a portare la croce. E invece bisogna accettare anche questo. Poi questa consolazione dello Spirito Santo, che dà senso, dà sapore, dà luce, dà vita a tutto quello che facciamo, perfino ai nostri pensieri. Lo Spirito Santo li illumina. Tu vuoi conoscere Gesù, vuoi conoscere il Padre? Ecco, te lo insegno io. E continua. Quello che io sto facendo in questo momento lo fa lo Spirito Santo dentro ognuno di voi, tutti, dal primo all'ultimo. Allora chiedete allo Spirito Santo: oggi che mi insegni? Qual è la lezione che io devo imparare oggi? Fammi sentire. E lo Spirito Santo vi abbraccia e sorride. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. È mio. Un Dio in tre persone e unità divina, sostanza del mistero. Nel Vecchio Testamento è bene in evidenza la unità di Dio. Dal Verbo che si incarna e parla a noi di Dio, la verità è più chiara. Il Verbo è mandato
è il Figlio incarnato, in tutto uguale al Padre. Parola, amore ed opere son proprietà del Padre, ma affidate al Figlio. In me vi parla il Padre, con me vi ama il Padre, io opero col Padre. Il Dio increato è Dio trinitario, è questo il gran mistero. Chi non conosce il Padre rifiuta il suo Figlio e ignora il suo Spirito. Fuori di questa fede non trovi redenzione e sciupi la salvezza. Per volontà del Padre, il Figlio ci redime, lo Spirito santifica. La Trinità d'amore fa tutto per amore, vuol tutti nell'amore. Tanto poter del Padre è consegnato al Figlio che salva tutti noi.